Acrobazie pericolose sul tetto del cinema fatiscente denunciato. Prima la violazione di una proprietà privata, poi la corsa fino alle coperture dei tetti per finire con veri e propri giochi di equilibrismo ai limiti della sicurezza. Fermi! Facciamo un attimo di chiarezza. Qualche settimana fa sono andato a registrare un video in un cinema abbandonato, il Magic Movie Park di Muggio. Come faccio spesso sul mio canale, vado in bici nelle città o in luoghi particolari o nei bike park e cerco di unire intrattenimento alla mountain bike. Io sono un atleta professionista in mountain bike, faccio il campionato del mondo di freestyle mountain bike e ormai lo youtuber da 4 anni. Ho deciso di andare a esplorare questo cinema abbandonato perché recentemente avevo visto un video di un famosissimo youtuber, Riccardo Dose, che andava a esplorarlo. E intanto che lo guardavo, la cosa che mi è venuta in mente, ho detto: ma perché non posso farlo anch'io, ma in chiave mountain bike? Sarebbe figo unire le due cose. Premessa: ho cercato un po' di articoli su internet, tra cui ne ho letto uno che diceva che il cinema abbandonato sarebbe stato smantellato subito dopo l'estate. Cavolo, se voglio fare il video devo farlo per forza adesso, sennò non lo potrò mai più fare. Comunque quel giorno siamo andati a registrare il video, che se non l'avete visto ve lo lascio qui in alto. È andato tutto secondo programma, nessuno ci ha interrotto nella registrazione. Io il video poi l'ho montato, è stato pubblicato e dopo 3 giorni dalla pubblicazione mi suona il telefono. Riguardo alla denuncia che è stata messa a tuo nome. Bro, what the fuck? Scusa, in che senso denuncia? Sì, ho letto un articolo su internet che diceva che sei stato denunciato dal sindaco di Muggio. E io lì sono caduto non dal pero, ma da molto più in alto. Finiamo la telefonata, vado subito a cercare questo articolo e mi esce, raga, acrobazie pericolose sul tetto del cinema fatiscente denunciato. Ho iniziato a sudare, ho detto: oh cavolo, sono un criminale da adesso in poi. La polizia mi sta cercando. Cioè, non ero a conoscenza del fatto. Per me era una novità quando me l'ha detto questa giornalista. Io non sapevo di essere stato denunciato. Tuttora io non so di essere denunciato, nel senso che non ho ricevuto ad oggi, mercoledì 12 luglio, quindi è passato quasi un mese ormai, non ho ricevuto niente. L'unica cosa che ho saputo è che alcuni dei ragazzi sono stati chiamati dalla caserma. Ma aspettate, ci arriviamo con calma nel video. Lo youtuber Torquato Testa ha violato l'ordinanza e insieme a un gruppo di giovanissimi è salito sul tetto. Il sindaco lo ha segnalato ai carabinieri. E l'articolo apre così. E io ho detto: bene, il solito articolo dei giornali che denigra i youtuber. Ora, non vorrei aprire un discorso ancora più ampio, ma esattamente questa vicenda è successa subito dopo quello accaduto a Casal Palocco, che sappiamo benissimo tutti la tragica vicenda. Assolutamente nulla da scusare al ragazzo che stava guidando quella macchina, ma posso dire alla difesa del nostro lavoro che da quel momento, da quella vicenda, tutti gli youtuber sono visti malissimo. Samuele dice: questo è un lavoro, banale lavoro. In particolare chi porta contenuti automoto o adrenalinici, tipo il mio caso. Se fai qualcosa del genere sei additato e sei assoggettato da una marea di persone, chiaramente non le persone che mi seguono, tutte le persone che guardano solo i telegiornali ormai hanno l'idea che gli youtuber siano dei delinquenti. Prima la violazione di una proprietà privata, poi la corsa fino alle coperture dei tetti per finire con veri e propri giochi di equilibrismo ai limiti della sicurezza. Perché voi giornalisti dovete ingigantire tutto denigrando noi youtuber? Non ha senso questa cosa. Perché dovete dire che stavo correndo a destra e a sinistra nel cinema abbandonato? Signor giornalista di prima Monza, anzi, che non dovrei neanche farvi pubblicità perché voi ci guadagnate da ste robe, come fa il giornalista a sapere che abbiamo corso a destra e a sinistra se siamo stati dentro il cinema abbandonato circa 1 ora e mezza prima di salire sul tetto? Tutto quello che abbiamo fatto è stato pianificato. Nulla è lasciato al caso nei video. Sono organizzati i video. Sono fatti apposta per far salire l'adrenalina. Fermo, 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 fermo. Aspetta. Metti che arriva uno da quella porta lì, io sono lì a guardare e mi prende. Mi prendi dal braccio, cioè da un braccio, dalla maglia. Facciamo l'esempio di Brumotti che fa i servizi a Striscia la Notizia. È ovvio che lui fa certi stunt per far salire l'adrenalina e lasciare le persone con la suspense lì, che dice: cavolo, cosa sta facendo? La stessa cosa è fatto nei nostri video. Il montaggio, tutte le riprese, è fatto per salire la suspense in questo caso. È intrattenimento. Oggi ho presentato la denuncia alla caserma dei carabinieri nei confronti dello youtuber che si è introdotto abusivamente nel Magic Movie, violando sia la proprietà comunale e soprattutto un'ordinanza sindacale emessa per tutelare l'incolumità delle persone. Detto questa frase la prima volta, ho detto: ah ok, c'era un'ordinanza
su questo edificio? E perché quando siamo arrivati non ho trovato nessuna transenna, nessun cancello, nessun nastro rosso, qualcosa che mi dicesse che c'era un'ordinanza? Noi siamo arrivati veramente dalla ciclabile, siamo entrati in una strada sterrata, abbiamo seguito la strada sterrata. Eh beh, tu hai visto dei cartelli, non ho visto niente, io seguivo il sentiero, zio. Neanche stretta, abbastanza larga, e siamo arrivati dentro questo posto. Ah, così, siamo già dentro? Cioè abbiamo seguito la strada e siamo già dentro? Senza trovare alcun cartello, segnalazione, transenna, nastro rosso, zero di zero. La legge non ammette ignoranza e per questo non sono scusato e non mi giustifico. Avrei dovuto io mettermi a cercare su internet ordinanza Magic Movie Park, giustamente io. L'ordinanza ci sta e il sindaco lo fa giustamente per tutelare l'incolumità delle persone. Ma se il sindaco non si preoccupa di delimitare un posto dove ci si può accedere tranquillamente, l'ordinanza non serve a niente. O meglio, esiste l'ordinanza, ma le persone ci possono lo stesso accedere, quindi che cosa serve? Il sindaco si para il sederino, usiamo il buon senso e mettiamoci anche dei nastri, delimitiamo l'area se non vogliamo che qualcuno ci entri. E l'articolo continua: la notizia dell'abbattimento del multisala a fine estate da parte del comune, che lo aveva acquisito all'asta fallimentare proprio per abbatterlo, è arrivata anche a Testa, che nel video ha annunciato il suo proposito. È il momento di andarci. Ed è qui che scatta, ragazzi, il mio odio verso questi giornali, telegiornali, perché devono enfatizzare e ingigantire in maniera negativa certi fatti. In questa frase sembra che io, sapendo dell'ordinanza, ho detto: ma sì, andiamo a farci un bel giro, così magari gli diamo un po' fastidio, ci facciamo denunciare, quando assolutamente, come vi ho spiegato, io ho semplicemente aperto YouTube, ho guardato un po' di video e ho detto: cavolo, ci sono andati altri YouTuber, ci vado anch'io. In aggiunta a far infuriare il sindaco è che nel cinema abbandonato di via Galvani Testa non è andato da solo ad accompagnarlo in sella alle loro biciclette e quindi a violare l'ordinanza, c'era un gruppetto di minorenni di Monza e Muggiò che si è portato con sé, come si evince dal video. Qui appunto poi il sindaco ha rilasciato una seconda dichiarazione: non ho avuto alcuna esitazione nel farlo, intendono la denuncia, poiché non si può tollerare il fatto che, per incorrere in visualizzazioni e like, che si tramutano poi in importanti cifre economiche, si metta a repentaglio la propria vita e quella dei minorenni, peraltro portandoli con sé, che potrebbero emulare comportamenti pericolosi e non rispettosi nei limiti imposti dalle norme. E da questa frase io, quando l'ho visto, ho detto: ma il sindaco probabilmente non ha mai visto nulla del mio canale e non conosce la mia persona, non sa chi sono, non sa cosa faccio per lo sport. Io sono il presidente di un'associazione sportiva di mountain bike che ha un bike park pubblico a Monza. Abbiamo riqualificato un'area in disuso e da anni sto cercando di promuovere e accrescere il movimento della mountain bike in Italia, avvicinando ragazzi soprattutto anche del quartiere o delle zone di Monza e Brianza, che magari invece che stare in giro a caso a fare altro, do la possibilità di venire ad allenarsi e provare un nuovo sport. Questi ragazzi che sono venuti con me sono tutti ragazzi che frequentano molto spesso il bike park, di cui conosco personalmente i genitori perché vengono a iscriverli al bike park, e quel giorno erano a conoscenza di quello che stavamo andando a fare. Quando sono arrivato lì mi sono accertato delle condizioni dei luoghi dove potevamo andare con la bici. In realtà secondo me ci conviene, le bici le portiamo sempre dietro a mano, non ci saliamo qui, cioè non ha senso salire, qui buchiamo 100%, dicendogli esattamente dove potevano e dove non potevano andare. Oh, però qui magari si riesce ad andare a farsi un giro in bici, riusciamo a farne uno così. Ma che cazzo vieni giù da lì? La cosa che ha fatto veramente scalpore dentro il video è stato poi il salto finale che ho fatto da un tetto all'altro. Sì, era un salto pericoloso, chiaramente saltavo da un tetto all'altro e non puoi sbagliare, cioè se cadi muori. Però il salto di per sé tecnicamente era un salto molto facile. E per farvelo capire, questo è uno dei salti dove mi alleno di solito. Quindi capite che il livello del salto per me era molto semplice e all'interno del video ho specificato che non doveva essere assolutamente ripetuto. Vi prego, non imitatelo mai in nessun modo. Sì, si può dire che eravamo in un luogo pericoloso, ma dire che eravamo totalmente incoscienti, che mi sono portato dietro dei ragazzi minori a caso, ho messo a repentaglio la loro vita, questo mi ha dato un po' fastidio. Ma l'affermazione che mi ha fatto proprio infuriare quando ho letto questa dichiarazione del sindaco: per incorrere in visualizzazioni e like che si tramutano poi in importanti cifre economiche. Perché un sindaco che non si informa e non va a capire come funziona il mondo YouTube deve dire una roba del genere? Adesso vi faccio vedere quanto ho guadagnato da questo video.
Io non so dove vive il sindaco di Muggiò, molto probabilmente per lei 370 euro è una cifra astronomica. Di sicuro non si diventa ricchi con 370 euro per un video. Perché bisogna usare questi termini se non si ha la piena conoscenza di quello che si sta dicendo? Probabilmente le parole dei telegiornali e giornali del caso della Lamborghini Urus distrutta, che hanno ingigantito appunto i guadagni di quegli youtuber, sono rimasti impressi nelle persone. Una tra queste è proprio il sindaco di Muggiò, a quanto pare. L'unica cosa che è successa da quando abbiamo registrato il video è che effettivamente i ragazzi residenti a Muggiò sono stati chiamati dalla polizia. In realtà i loro genitori sono stati chiamati dalla polizia per essere semplicemente avvisati e informati che i loro figli erano stati in questo luogo abbandonato che era sotto un'ordinanza. L'articolo poi si conclude dicendo che il mio video ha raggiunto migliaia di visualizzazioni con commenti perplessi per la presenza dei ragazzini. Poi vabbè, sotto nei commenti di Facebook il putiferio, ragazzi, ne leggiamo qualcuno assieme. La signora Lucia dice: poi se si ammazza ti dicono limitatevi solo a dire rip, no, se le cercano. Ed ecco qui l'esempio perfetto di cui parlavo prima: è per colpa di scemi come questo che succede come a Casal Palocco. I social ingigantiscono l'ego, certi filmati vanno solo censurati, rischi il penale ormai. Ocio, perché viene associata una roba del genere a Casal Palocco? In quel caso il guidatore della macchina stava andando a folle velocità e ha fatto un incidente, e al massimo io ho messo a repentaglio la mia di vita prendendomi un rischio di saltare su un tetto. Voglio vedere se ci lascia le penne, si crede Brumotti. L'ignoranza ragazzi, vabbè. Per fortuna che qualcuno comunque sotto nei commenti mi difende anche. Fanno due cose totalmente diverse, ma non si può dire assolutamente che Toto non è un professionista. Anzi, io non faccio trial, ma fare un salto su un tetto di quella lunghezza è assolutamente nelle mie capacità e possibilità. Poi arriva il boomer di turno che scrive: il you minchione. Cringeria in un commento del genere è over 100.000. Un'altra persona ha commentato: se pubblica ne trae profitti, indi no, non ci siamo. Ma in che senso? Per la gente è sbagliato che uno faccia contenuti di intrattenimento e ci guadagni. Ma se nel 2023 è diventato un lavoro a tutti gli effetti e tutti lo possono fare, anche lui che commenta può farlo di lavoro, sbattiti, vediamo se riesci a guadagnare da questo lavoro. Poi è arrivato il genio nei commenti, signor Giampaolo, che dice: se si schianta le cure se le paga lui. Giampaolo è un genio della lappada, veramente, signore. Io vorrei sapere chi le paga se non le cure. Cioè, nel senso, io pago le tasse, pago tutto, quindi ho già il servizio sanitario in Italia che paga le cure, ma che alla fine pago io. In più, siccome non mi basta il servizio sanitario nazionale, ho anche una mia assicurazione privata che costa un bel po' all'anno. E quindi sì, me le pago io le cure, signor Giampaolo. Fate molto male a dare visibilità a questi imbecilli. Finitela. Signor Emilio, svelo una cosa: non è il giornale che dà visibilità a me, ma sono io che do visibilità al giornale. Perché i numeri parlano, i miei numeri sono molto più alti di quelli del giornale. Quindi il giornale crea l'articolo solo perché sa che farà view da quell'articolo, grazie al mio nome sull'articolo. Ora, per concludere il video, volevo portarvi là a farvi vedere effettivamente lo stato della strada per arrivare in questo posto, ma ho deciso di non farlo perché mi sembra il caso di portare avanti ulteriormente questa vicenda. Le conseguenze che ci saranno su questo video me le prenderò quando arriveranno, se arriveranno. Io ero in giro con la mia bici, volevo fare un video, ho seguito una ciclabile, ho trovato una strada sterrata, ho visto un edificio abbandonato, incuriosito mi sono avvicinato e ci sono entrato perché non c'era nessuna segnalazione.